meglio 24 ore la vita di un orso. No, pure d'acqua. Pobrissimo. Se volete un altro video così, raggiungiamo come minimo 50.000 like. Ci sta? Yes! E allora a tutti ragazzi e ragazzi, sono Silvio, ci siamo qui, tornati in un nuovissimo video. Oggi siamo qui in compagnia di Draco, ho chiamato così. Oggi ragazzi siamo qui per fare una cosa che su YouTube Italia non è stata mai portata. E questa volta sono serissima. E so già che questo video me lo copieranno tutti quanti. Quindi grazie ragazzi di copiarmi e di non darmi credito. È sempre stata YouTube America perché, ehi, hey, su YouTube Italia questo non c'è. Che cosa andremo a fare oggi? Mamma! Yeah! Che cosa andremo a fare oggi? Dobbiamo aprire l'orso. Viva istruzione. Così è proprio brutto. Adesso che cosa faremo con il nostro drago? Raga, non potete capire, è alto 2 metri. Cioè, fallo vedere altro in piedi. Alzalo. Non ci sta nemmeno in qua, tu è troppo alto. Troppo alto. Vabbè, non ci vuole tanta situazione. Oggi con il mio amico drago, super morbido, super coccoloso, che cosa andremo a fare? Semplicemente, come ha detto mia madre prima, andremo a squartare drago. Ahimè, nessun animale soffrirà, non si farà male, nessun animale tranne lui. Questa è una cosa che è un peluche, dico a tutti gli animalisti, non è un morso vero, vi assicuro. Guardate, lo pizzico. Perché parli così tanto? Perché non ti apri un... troppa pubblicità dopo. Perché? Dobbiamo far soldi. Adesso andiamo ad aprire il nostro piccolo drago. Cosa andremo a fare? Vi spiego molto velocemente. Con drago faremo vari video. Quindi che faremo? Mamma mia ragazzi, sto facendo benissimo. Andremo a squartare drago qua dietro la schiena. Toglieremo tutta l'imbottitura e dentro drago mi ci metterò io. Andremo in giro io dentro il drago, cioè siamo in modo costume, ecco. E andremo a vedere la reazione della gente. Ovviamente di farci diversi video con drago. Però voi, Draco, come Draco Malfoy, ecco. Viva il sempreverde. Adesso scrivetemi qui sotto nei commenti delle idee, dei video da fare con drago. Quindi ad esempio dei prank a fare delle persone, ai miei, agli amici e tutte queste cose qui. Tutto qui sotto nei commenti. In più ragazzi, poverino Draco ha bisogno di tanto affetto. Quindi mettete l'hashtag io amo Draco se siete arrivati fino a qui. E se amate anche voi poi il piccolo drago che poverino sta per essere squartato. Abbiamo qui i nostri materiali che sono aghi, filo e cosine qui, strappa e mangia. Si mettono dietro perché sennò ragazzi, se io mi infilo dentro il costume del drago, poi dopo muoio perché, ehi, fa un pochino caldo. Poi fanno, quanti gradi fanno? Fanno 25 gradi in questo momento, quindi fa caldissimo, ho una luce sputata in faccia e sto sudando. E immagino già là dentro cosa succederà. Detto questo, perché non voglio perdere tanto tempo, adesso passiamo alla vivisezione di drago. Dobbiamo vivisezionare il drago. E poi io faccio un prank a Silvia. Quanto chiudiamo il lampo? Io poi lo cucio bene, la faccio più uscire, la faccio morire di caldo. Mi ami, vero? Ah, e a proposito, quando vedrete questo video sarà il mio compleanno, cioè il 24 agosto. Quindi mi raccomando, qui sotto fatemi tanti auguri per favore. Hashtag auguri a Silvi Show. Perché Silvi Show è il mio secondo nome. Perché molte volte quando sono andata a fare le presentazioni del libro, tutti quanti sbagliavano il mio nome, tutti mi chiamavano Silvi. Quindi hashtag auguri Silvi Show, che faccio 16 anni, anche se ne dimostro 3. Ok, vai. Il cervello 2. 100 euro di dragone. 100 euro di drago. Ma guarda quanto è grosso. Cioè questo è il letto, raga. Allora drago, giustamente da qua, da qui a qui. Perché tanto c'entro. Vabbè. Oddio, ragazzi, è troppo per me. Poverino. Hashtag rip dragone. Ah, ecco cosa c'è dentro. Ah vabbè, ma è facile da togliere questo. Lo giuro, mi dispiace un botto. Con questa busta qui butteremo tutto. Perché voglio sapere che drago, tutto quello che c'è dentro drago dovremmo buttare, perché ci devo entrare io, la miss. Ricicliamo. Ma è così che si trattano le buste? Capisco. Raga, mi fanno impressione toccare questo coso, non so perché, ma ha un materiale stranissimo. Guarda quanta roba che c'è. Oh, pensano, eh. Allora, vediamo se prenderla. Oddio, fa troppo impressione. Ma no, tienimi la busta. Guarda le gambe. Tienimi la busta. Tienimi la busta. Aspetta. Possiamo andare. Ti tieni la busta, che ti fa impressione e fa. No, io ti giuro, non ci riesco. Raga, ve lo giuro, è un materiale stranissimo. 1, 2, 3, 4. Rotta. L'orso è morto. Poverino. Guardalo. Ammazza quanta vuole. Guarda che calzini. Look. Guarda. Ma sei bellissima. Ah, non riesco a togliere. Aiutami. Aspetta, Silvia. Alzati.
la testa deve essere riempita. Ci mettiamo un cuscino o qualcosa? Perché qua ti soffo. Ali, è surreale, ma come te lo devo dire? Ma tu capisci che questo materiale muore, soffochi. Ma che muore? Ti entra nel naso, nella bocca. Sì, è pericoloso. È pericolosissimo. Ok mamma, fai vedere la cucitura che hai fatto qui. Te, tre, tre. Yeah. Ora dobbiamo riempire tutte quante qua le zampette. Secondo me come video ci sta. Guarda che, oddio raga, è bellissima sta cosa. Guarda come casca, l'ho rotta. No, non ci mette scarpe. Sì, non puoi andare nuda. Mica vado nuda. No, dico nuda nel senso. Comunque ragazzi, fatemi sapere più sotto nei commenti se anche voi avete sempre voluto avere 16 anni. Nel senso, nei film americani tutti quelli che hanno 16 anni fanno miliardi di cose super divertenti. E io non so perché ho sempre sognato di avere 16 anni. Non so perché, adesso non li voglio. Cioè adesso non voglio avere 16 anni, anche perché ne dimostro 3 e mezzo. Fatemi sapere anche voi nei commenti se effettivamente avete sognato di avere 16 anni. Tanto poi quando avete 16 anni, fidatevi che poi vorrete. Sei perfetta. Come sono? Super, perfetta. Oddio che figata. È bellissima se. No, pure Dabba. Oh, madre. Mamma, una cosa che non abbiamo ancora spiegato. Che cosa farò io in questo video? Fai la vita di orso. Yes. In questo video 24 ore, diciamo, la vita di un orso racchiusa in 10-15 minuti. Mamma riprenderà tutto. E quindi adesso godetevi la life routine di un orsetto. Salve, benvenuti nella mia life routine. Io mi chiamo Draco e oggi sono qui per farvi vedere come si vive in un peluche. Tu sei pronta? Sì. La prima cosa, ci si alza in piedi e si fa un po' di stretching, quindi un po' orissimo, così fino a stretching. Si sistema un pochino la faccia perché hai capito che è un orso, ci si va subito a vestire. Allora andiamo all'armadio, apriamo, guardiamo tutti i vestiti e richiudiamo l'armadio. Perché lo stiamo richiudendo? Perché a un orso non servono vestiti. Brava, bravissima. Se volete un altro video così, raggiungiamo come minimo i 50.000 like, perché così a 50.000 like andrò anche in giro. Però sono 50.000 perché, ehi, hey, sto morendo di caldo qui dentro. Cosa posso fare, mamma, nella vita di un orso? Ballare. Ballare? Tipo... Oh. Facciamo le pressioni, mamma? Yeah. Uno, due, 3, 4 e basta, perché l'orso è poco allenato e ha molta fame. Quindi adesso ci richiederemo in cucina. Voglio vedere le reazioni dei cani. Quanto ti vedranno? Poi se svegli papà, penso che gli verrà un infarto. Le reazioni di Sara e Tarzan, quanto ti vedranno? Dici, questo è un cane grosso. Ma a te piace? Mi piacciono gli orsetti. Aiuto! Guarda quanto gli piace a Tarzan. Avevo scoperto che a Tarzan piacciono orsetti. Chi è questo? Tarzan. Tarzan, chi è? Orsetto. Ma siete bellissimi insieme. Tarzan può essere pure paralizzato dalla paura. Ma siete bellissimi insieme. Ma mica c'è paura di te. Attento a non inciampare. Sai che è un po' infattibile mangiare? Beh, fai finta. Ok, cosa mi mangio? E latte con biscotti. Dammi la tazza. Ok. Dov'è una sedia? Aspetta. Cosa vuoi, orsetto? Bello, mamma. Allora, una tazza piena di dignità. È possibile? Certo. Dov'è? Vieni, cucchiaio. Dov'è? La stai ficcando dentro l'occhio. Sì. Il latte? Mm-hmm. Anche stelle. Ma me lo faccio vedere. Faccio io? Preparo la colazione. No, la metto io. Allora. L'aiuto io. Dove? Vai, versa così. Così. Sì. Sei sicuro? Sì. Ok, basta. Adesso ti metti i cereali. 16 anni. Quando vedrete questo video ho già fatto 16 anni, quindi qua sotto auguri. Am. Yum yum. Buono? Buono. Andiamo a lavarci i denti. Vai. Oh, che ti sei? No, la scala. Ah. Andiamo al bagno. Ma quanto sei lenta, madonna. E ti muovi come un orso. Ciao bello.
Io ti conosco, tu fumi cannella. Prima mi lavo la faccia. È giusto. Perfetto. Sei proprio un orso, sei. Sei proprio un orso. No, passa la doccia. Se si mette di nuovo in mezzo, io. No, sta aspettando bere dal bidet. Apri, Sara. Ecco come bevono gli animali. Perché non bevi pure te un pochettino così dal bidet? Ah, no, fammi bere. Questa del bidet è fantastica. Hai bevuto pure te? Tarzan? Cioè, vabbè. Entra, mamma, è un po' un orso. Sì. Ti accompagno io. Ti accompagno io. È un orso. Proprio un orso. Sì. Oddio, fa finita la doccia. Oddio, ma dove vai? Dove vai? Ma quella è la tua ex cameretta. Silvia, dove vai? Ah, Orso, dove vai? Dove vai? Quella è la tua ex stanza. Non è la tua stanza attuale. Vieni, che è ancora tutta incasinata a casa. No, Silvia, questa è la tua ex cameretta. Adesso dobbiamo andare alla tua vera cameretta. Andiamo a editare qualche video. Esatto, dove è la tu sedia? Tu sono Orso. Dove? Qua. Ok. Okay. Che ci giochi? A Netflix. Editato, sì. Ora è l'ora della nanna. Di già. Prima del braccino. No, la seduta non c'è poi. Oh, ecco, ci sto riprendendo. Chi si vede? Saluta YouTube. Fa caldo lì dentro. 4000 like se volete un video dove io vado in giro con questo coso. Sono troppo fiera di aver portato questo video. Quindi se volete un video dove io vado a fare dei prank alla gente con questo vestito, raggiungiamo 50.000 like. Sono tanti, bro. Mi raccomando, seguite tutti i miei social network, link sotto in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un kiss e qui sotto hashtag tanti auguri Silvi Show.